Grazie Presidente, scusi, intervengo Sì. molto velocemente. Naturalmente lo faccio a mio nome prima che. No. Il mio voto è assolutamente favorevole sulla mozione. Spiego anche perché. Scusate, non riesco ad attivare la telecamera, Non ci perdonate. vediamo. Allora, il mio voto è favorevole per quale motivo? Perché la mozione naturalmente invita all'attuazione della delibera 107 che la collega Celli ha menzionato, su cui c'è stato voto all'unanimità di tutta l'Aula e che è stata approvata anche con immediata eseguibilità ormai a settembre del 2020. È una delibera che purtroppo, come tante, non trova ancora attuazione e quindi colgo questo come ennesimo indirizzo per sollecitare gli uffici. Certo che quello che sembra diciamo il congelamento di questo tipo di azioni, io non sono rimasta immobile, pertanto ho sollecitato con tutte le forme possibili gli strumenti dati ai consiglieri. Questo ci tenevo a dirlo cogliendo insomma l'occasione di questo intervento e di questo ennesimo indirizzo. Diciamo nella delibera, credo, collega Celli, mi permetta, ci sono già tutti gli indirizzi e le procedure. Anche puntuali con le quali è necessario intervenire su questa tematica annosa. Tuttavia, insomma, colgo questo indirizzo come ennesimo richiamo agli uffici immobili in questo momento su questa tematica. Quindi, diciamo anche che sono delle attività i quali profitti naturalmente sono appena sufficienti per insomma, le esigenze di famiglie che conducono queste attività con, diciamo, con onestà e con tutti gli strumenti che la stessa amministrazione gli ha concesso. E quindi è giusto che gli sia data l'ennesima opportunità, cioè, anzi che sia data una risposta positiva a questa ennesima richiesta. Perché questi abbiano le opportunità di mettersi in regola e di lavorare con onestà e con correttezza, così come richiedono ormai da troppo tempo. Quindi il mio voto sarà assolutamente favorevole. Grazie.